Buonasera a tutte e tutti e benvenuti nella nostra loggia gotica. Oh, buonasera, my lord, buonasera, buonasera, ragazzi, siamo su Buonasera. YouTube, wow, cioè stasera ormai facciamo le grandi prove proprio per, insomma, vedere questo nuovo sistema con Gotico Digitale, come funziona. Molto bene, in veste un po' più informale, ecco, siamo. Ah, oh, buonasera, musifabulista, grazie, che bello! Buonasera, carissima. La musifabulista che non vediamo l'ora di riavere, ovviamente, in puntata insieme a noi per, insomma, azzardare un'altra lettura un po' particolare, ecco, di qualche altro testo. Guarda, my lord, tu mi vedi con il maglione questa sera perché non so da te, ma da me è tornato il gelo, proprio il gelo universale. Un gelo terribile, per cui io ho un freddo da morire, nonostante ci sia il caminetto acceso, ci sia l'atmosfera, ecco, che ci accompagna in questa serata fantastica, però ecco, in veste un po' più informale mi piace lo stesso che ci facciamo il nostro salotto gotico, la nostra chiacchierata stasera su questo bel film, tra l'altro, che è una nostra grande passione, giusto? Esatto. Comunque anche qui c'è freddo, anche qua c'è una temperatura polare. Il tempo forse è gotico digitale che va contro la venuta della primavera o delle temperature calde, perché ogni volta che ci dobbiamo sentire noi succede sempre qualche cataclisma, pioggia, neve, grandine, vento e chi ne ha più ne metta. Però sì, teniamo duro, ecco. È vero, c'è sempre qualche problema atmosferico, ecco, legato appunto alle tempeste incredibili oppure appunto al freddo polare come quello di questa sera, che però ci accompagna, ecco, in questa, come dire, in questa serata un po' particolare che abbiamo voluto a seguito del nostro sondaggio dedicare a una bellissima opera di Francis Ford Coppola, giusto, mio caro? Insomma, noi ci sentiamo molto, ecco, nel nostro mood con questo film. Ci sentiamo molto affini a questo film. Avremo modo di capire perché ci piace, perché secondo noi è una pellicola interessante, diciamo così. Prima di tutto, però, volevo fare un appunto tecnico, perché facendo le varie prove sulla trasmissione tra StreamYard e YouTube, ho Sì. scoperto che siamo in ritardo di 5/10 secondi. Quindi c'è cioè, un ritardo maggiore rispetto a Facebook. E Vabbè, ma quindi comunque cioè, questa cosa va noi la bene, diciamo l'abbiamo, perché sì, l'abbiamo testato. qualora arrivassero dei commenti, ci impiegheremo un po' a leggerli perché comunque chi scrive ci vede nel passato. Vede già nel passato, sì. Esatto. Noi siamo proiettati nel futuro Noi invece. siamo proiettati nel futuro perché siamo digitali. No, no, ma assolutamente sì. Quindi, vabbè, comunque risponderemo certamente a tutti. L'importante è appunto darci il tempo, ecco, di riuscire a intervenire, a moderare la serata. Esatto, E quindi esatto. probabilmente appunto abbiamo già qualche ospite, ma nel frattempo che aspettiamo, ecco, di vedere se interviene qualchedun altro. Allora, anzitutto, vabbè, noi abbiamo cercato in questo caso e questa sera è un po' un esperimento, poi alla fine, my lord, no? Che facciamo? Nel senso che abbiamo fatto sempre appunto dirette su Facebook, tra l'altro in realtà io qua adesso con la diretta YouTube ti vedo, ti sento benissimo, tra l'altro non appunto in ritardo, quindi io di delay non ne ho zero, cioè ti sento benissimo, per cui decisamente meglio rispetto a Facebook, dove invece calcolavamo sempre che ci sarebbe stato un minimo di ritardo. Abbiamo cercato appunto di fare questa incursione su YouTube per vedere un po' appunto se ci piace, e abbiamo lanciato questo sondaggio Instagram per appunto capire quale poteva essere uno degli argomenti che insomma vi avrebbe fatto piacere trattare, ecco, insieme a noi.
perché in realtà questa serata, ecco, sarebbe fatta proprio per avere una maggiore interazione con i nostri ascoltatori, con il nostro pubblico, ed è emerso, diciamo, che appunto a confronto con Nosferatu di Herzog, ecco, che però rimane pur sempre una mia grande passione, per cui ecco, è una nostra grande passione, quindi gli dedicheremo sicuramente grande spazio. È emerso però, ecco, come grande vincitore del dibattito il Dracula, appunto, di Francis Ford Coppola. E chiaramente, appunto, per versi diversi, ovviamente per aspetti diversi, è comunque un film che a noi è entrato nel cuore. Quindi in realtà noi in questa oretta, diciamo, in cui ci cerchiamo di intrattenere insieme, ecco, questa sera facciamo una chiacchierata un po' su questo film. Quindi, perché, My Lord, diciamo un po' perché questo film piace a Gotico Digitale, perché ci piace questo film, che noi ne abbiamo parlato tanto, ne abbiamo tanto dibattuto, abbiamo cercato anche un sacco di materiale, ne abbiamo trovato molto poco, a dire il vero, ecco. Ma perché ci piace? A noi ci piace per tante cose questo film, no? Quindi perché Gotico Digitale è appassionato? Sei appassionato al Dracula di Coppola? Guarda, io ti racconterò un piccolo aneddoto legato alla mia esistenza e legato a questo film. Perché raccontami. Questo film è uscito nei primi anni 90 e io ero parecchio piccolo. È del 92, se non mi ricordo male, il film. Esatto, no? Io mi ricordo che un po' di tempo dopo, quindi, perché io ho un ricordo di alcune immagini viste di questo film in televisione, e non mi ricordo se era una cassetta presa a noleggio, stiamo parlando della preistoria, oppure se fosse una trasmissione appunto televisiva che appunto trasmetteva questo film, e rimasi parecchio impressionato da alcune scene, perché tra l'altro avevo beccato le scene più cruente, cioè quelle un po' più forti e un po' più erotiche, diciamo, e un po' così. Più hot, esatto. Che il film pullula, come dire, no, di momenti interessanti. Esatto. Quindi... ed è rimasto affascinato e sconvolto, anche perché essendo molto piccolo magari alcune cose non riuscivo a spiegarmene tantissimo. Certo. Poi ovviamente è stato un film che ho recuperato nell'età della ragione, e per questo ha segnato parte della mia esistenza, proprio per questo fascino che fin da piccolo ha subito fatto sì che io mi interessassi di questo film e che lo cercassi, e che cercassi anche di capirlo meglio, questo aspetto. Tu invece, Madame, come ti sei approcciata a questo film, se hai un ricordo, ecco, legato a questo? Guarda, noi abbiamo la stessa età, quindi comunque, ecco, come dire, io il film lo vidi certamente in età molto, molto giovane, e poi lo ripescai successivamente, ma ti parlo di molto tempo dopo. In realtà più o meno sarà stata la fine del periodo liceale, quindi appunto, per l'appunto, saranno stati i primi anni dell'università, quando appunto poi avevo iniziato a studiare cinema in modo più approfondito con ai tempi il grande professor Salotti. Veramente è stato un grande per l'Università di Genova, per la storia del cinema. Non abbiamo parlato di questo film, però ecco, mi sono approcciata a tutto un immaginario cinematografico, compreso appunto, poi ovviamente dando gli esami di storia dell'arte, è stato un grande festival, perché avevo cominciato chiaramente a fotografare, e le influenze, comunque il mood che poi mi ha portato con te a mettere su Gotico Digitale, è quello che mi ha permesso anche di approcciarmi al film e di comprenderlo anche un po' nella sua complessità, dei vari aspetti, no? Che poi lo interessano, più che nell'approccio poi contenutistico, ma anche proprio nella costruzione estetica che ruota intorno al film.
E anche al momento in cui poi il film nasce, si sviluppa, no? Parlavamo prima appunto del contesto postmoderno, adesso poi ne parliamo magari in modo più... Il postmoderno tra l'altro è un momento, come dire, della storia, dell'architettura, dell'arte, ecco, che a me affascina, mi ha sempre affascinato molto. C'è stato un momento nel quale è stato un po' snobbato, ma in realtà è stato un grande momento, quello del postmoderno, e mi ha sempre molto affascinato, forse per questo gusto, come dire, della citazione, del ripescare dal passato degli elementi che vengono poi riletti in una chiave nuova, innovativa, riletti anche appunto in una chiave moderna, quindi diversa. Questo mi ha sempre molto affascinato, come il passato riesca ad essere comunque un bacino di informazioni dal quale attingere, no? Quindi trovare sempre nuovi spunti in valori artistici anche universali. E il film di Coppola è pieno, no, di queste citazioni. Poi certamente anche il lato più decadente, come dire, che compare nel film. Io il decadentismo mi è sempre piaciuto fin da quando ero al liceo, che appunto studiavo, ecco, i grandi decadenti francesi, e mi si apriva un universo, no? Poi i preraffaelliti, un immaginario che ruota intorno al film, ma anche intorno ai miei interessi personali, e come dire, questa pellicola li raccoglie un po' tutti. Per cui, e so che tu approvi, perché è la stessa, pensiamo la stessa cosa, nel senso che le influenze poi sono state sostanzialmente queste. E devo dire che appunto un film dove si riescono a trovare anche tanti richiami alla storia dell'arte, che di nuovo ovviamente è quello che ho studiato, quello che abbiamo studiato, quindi è chiaro che sia una nostra grande passione, ecco, come dire, rende questo film interessante dal mio punto di vista sotto veramente una moltitudine di aspetti, senza tralasciare ovviamente quello di tutta la sfera erotica, che di nuovo è una cosa che ci ha una, perché di nuovo, ecco, come dire, è un interesse comune. Ci sono poi queste tre figure magnifiche delle spose, ecco, di Dracula, che, come dire, hanno inondato, ecco, i fiumi della mia creatività nel momento in cui fotografavo, ecco, per cui insomma un approccio, ecco, alla figura femminile, a queste donne, comunque sia queste femme fatale da un certo anche spietate, che sono, ecco, sempre di mio grande interesse, per cui mi sono approcciata un po' così, in realtà sì, in età molto giovane, e poi ripescato ovviamente anni dopo con la consapevolezza di che cosa stavo guardando, ecco, questo certamente sì. Esatto, anche perché tu l'hai detto benissimo, è un film che, vabbè, racconta la storia di Dracula, tra l'altro con anche, se vogliamo, questo intento di essere il più filologico possibile, che poi anche essere filologici per quanto riguarda la ripresa di un classico come Dracula di Bram Stoker. Sì, anche perché poi sappiamo... Questo lo hanno indagato, io ho visto un po' dalle cose che posso anche aver letto, perché comunque è chiaro che è sempre bene, come dire, noi cerchiamo sempre di informarci molto, e oggettivamente, come dire, abbiamo visto che poi, ecco, in buona sostanza, scusa che mi si è aperta una casella sul computer, non so, ecco, quindi l'ho prontamente eliminata. Bello della diretta. Abbiamo notato che comunque, ecco, questo è uno di quegli aspetti che in realtà sono stati un po' indagati, soprattutto tra chi si occupa di letteratura. Nel confronto con il film ovviamente emergono delle differenze sostanziali, ma questo secondo me sono anche delle scelte, al di là delle scelte di regia, anche delle necessità dettate appunto dalla sceneggiatura, voglio dire,
Ecco, cioè ci sono poi tante cose che vanno considerate, però in effetti sì, in tanti punti poi il film differisce dal libro, no? Pur avendo questo richiamo molto chiaro nel titolo. Sì, l'impianto è stato molto fedele, a parte poi tutto questo inserimento, per esempio, si calca molto la mano sull'erotismo e sull'aspetto amoroso, che sicuramente funziona molto bene nel cinema, ma che certo, nel classico di Bram Stoker manca, perché poi sviluppa tutta un'altra simbologia. Però sicuramente interessante la ripresa che ne fa Coppola, prendendo un classico della letteratura e della cinematografia, perché Dracula è uno dei personaggi più rappresentati al cinema, se pensiamo al lontanissimo Nosferatu di Murnau, che potremmo considerarlo il primo, che però ecco, la cosa che, diciamola, nel film di Herzog, perché comunque lo citiamo oggi, cioè non è impossibile non far riferimento, sarebbe assurdo. Siamo dei cavalli liberi a briglie sciolte, cioè proprio in quel caso, per esempio, guardando il film di Herzog c'è una ripresa pedissequa, se vogliamo, dell'immaginario che era di Murnau, forse anche per la vicinanza al cinema espressionista tedesco, e quindi il vampiro viene connotato con questa figura che era stata quella che aveva inaugurato in qualche modo Murnau. Mentre invece Coppola si rifà. Propone un modello completamente diverso, esatto, perché poi ecco, si rifà chiaramente a un immaginario che si distacca molto da quello, ci porta proprio nel pieno del decadentismo. Esatto, ecco, cioè, nel pieno del decadentismo, nel pieno dell'americanità, secondo me, e anche nel pieno del disneyano. Del disneyano, bella, ci piace questa cosa che siamo molto Disney. Effettivamente, guardando alcune scelte, sembra di vedere una via di mezzo tra un classico Disney di cartone animato, quindi dell'epoca d'oro, e anche un musical degli anni 50. Insomma, chi più ne ha più ne merita qua. Abbiamo detto postmoderno prima, e Coppola l'ha preso proprio alla lettera al postmoderno, ci ha messo tutto e di più di tutto qua dentro. Però ecco, ha saputo farlo con grande classe, nel senso che è un film che correva il rischio di diventare veramente un pastiche. Un pastiche che poi appunto è uno dei termini, ecco, che vengono spesso utilizzati quando si parla anche di postmoderno, no? Rischiava di diventare appunto un piccolo pastiche, appunto, di tante varie svariate cose. In realtà poi è diventato un film che ha vinto anche un sacco di Oscar, non da ultimo l'Oscar sui costumi. Non è stato cosa poco, ecco, perché i sciocca, la nostra amatissima, voglio dire, che è un art director, come dire, di grande rispetto, che si è approcciata al lavoro sui costumi, ecco, sul film di Coppola, ha fatto un lavoro straordinario, cercando anche appunto di trovare un momento di collegamento tra due culture completamente diverse, quindi la cultura orientale, giusto, no? E il modello della cultura occidentale, traendo spunti, ecco, da varie cose, dalla tradizione appunto del suo paese, quindi questi abiti, no, un po' che riprendono la forma del kimono, soprattutto questa veste meravigliosa di Dracula, da casa, poverino, alla vestaglia da casa che sogniamo tutti, no? Noi siamo qua col maglione che crepiamo dal freddo, e lui ha la veste da camera, signori. È una roba straordinaria, perché tra l'altro, ecco, qui c'è stato anche il tocco, diciamo, di classe, perché il grande mantello nero che protegge Dracula, ecco, nelle tenebre della sua abitazione,
in realtà diventa invece una veste, si trasforma in una veste assolutamente carica di colore, e non solo carica di colore, che è il rosso che richiama appunto il sangue, oh, il colore che ha già tutta la sua simbologia, la passione, ecco, l'erotismo, cioè è un colore che certamente ha tutto un suo già carico di simbologia importante che si porta dietro. Anche poi nel contrasto, ecco, con il bianco, che è una caratteristica tra l'altro della costumista che si ritrova poi anche in altri film da lei, diciamo, curati dal punto di vista appunto del costume, ma c'è anche il senso che quindi questa veste porta in qualche modo nelle tenebre di Dracula una vitalità che prima, cioè, non esisteva nell'immaginario del vampiro, no? Perché lui è sempre stato amantato di nero, e invece questa veste e la presenza anche del colore oro che appunto gira, no? Quindi di nuovo un richiamo all'Oriente, nel senso di nuovo un richiamo al mosaico, insomma tutta una luce sovrannaturale, se andiamo a vedere, porta la luce nelle tenebre. Ecco, questo io lo trovo un tocco di genio straordinario. Esatto, l'aspetto principale è che quando Coppola, facendo il film su Dracula e ambientandolo sul finire dell'Ottocento, si stava approcciando a fare quello che viene definito il film in costume, in cui appunto il costume ha un ruolo fondamentale perché ci aiuta a inserire la storia in un determinato periodo storico. Certo. In questo caso però gli abiti, secondo me, non vengono soltanto fatti in un determinato modo per riportarci a quell'epoca, ma tutti hanno delle valenze simboliche molto forti, diventano dei personaggi che ci aiutano, sì, a capire meglio il personaggio, i colori rosso e bianco, cioè tra l'altro rosso e bianco, io mi ricordo, adesso mentre lo stavi dicendo, mi è venuto in mente una cosa che aveva fatto Marina Abramovic, tipo stile Pietà, in cui c'era lei, Eulai, se non sbaglio, lei vestita di rosso e Eulai vestito di bianco. Bianco, sì, esatto. Esatto. Proprio in qualche, forse qualcosa orientale, ma bisognerebbe verificarlo, il colore rosso e il colore bianco insieme raccontano la vita. Ed è una cosa molto, sì, esatto, particolare che venga poi... Guarda, pensa che quando stavo appunto leggendo delle cose per andare un po' a rivedermi il contesto del film, eccetera, avevo proprio pensato a quella performance lì. Mi è proprio venuto in mente esattamente lo stesso esempio, perché in effetti simbolicamente ti viene subito in mente quella performance, proprio per questo discorso del contrasto dei colori, che comunque ovviamente rientrano anche nel discorso della cultura giapponese, no? Dal quale comunque lei è chiaramente per le sue origini ha attinto. E poi la cosa appunto bella è che, come giustamente sottolineavi, c'è questo discorso appunto del costume che ci rimanda inevitabilmente all'ambientazione vittoriana, ecco, quindi al costume anche più prettamente elisabettiano, che in realtà tra l'altro pare che la costumista non abbia tanto ripreso per taluni costumi dal discorso storico, quanto in realtà anche da elementi della natura, quindi anche ad esempio da tutta una serie di specie animali, per studiare appunto i collari ad esempio di questi particolari animali dell'Australia, ecco, ha poi utilizzato questo connubio, ecco, tra l'elemento, come dire, della natura relativa agli animali con invece la parte più prettamente legata alla moda che esisteva già appunto ai tempi di Elisabetta, quindi il collare elisabettiano però rivisitato, ecco, con queste fattezze, ecco, che rimandano agli elementi naturali, anche questo, esatto, è un molto particolare. Ci sono tanti esempi nel film in cui gli abiti hanno questa funzione quasi scultorea, no? Di avvolgere il corpo, quasi appunto a costituire delle corazze,
Ecco, quindi ci serviamo intanto. Ecco, perfetto. Artigianalmente ci serviamo delle immagini, che meraviglia. Quindi ci sono anche i bozzetti. Quanti magnifico. Saranno i bozzetti preparatori? E l'abito, infatti, ecco, che giusto che hai fatto vedere l'immagine di Winona Ryder, ecco, con l'abito, diciamo, dell'inizio, quando lei incontra per la strada quando incontra il nostro Gary Oldman, il nostro, lei ha questo abito che, come dire, da un certo punto di vista rimanda quasi proprio ai tipici abiti dell'Ottocento, ma anche a quell'Ottocento quasi un po' storico, no? Dove le gonne erano fatte in un certo modo, che rimandavano appunto alle pieghe degli abiti delle principesse, ad esempio. Mi viene in mente addirittura il bacio di Hayez, che c'è la donna con questo abito, ecco, in azzurro, con queste pieghe, ecco, rimanda proprio un po' a quell'immaginario, l'abito iniziale, ecco, in una compostezza che poi viene completamente perduta nel corso del film, per abbandonarsi, come dire, alla lascivia, ecco, dei sensi, ad una trasformazione del personaggio incredibile. Allora, siccome siamo due secchioni, io ho cercato, perché bisogna fare una bella figura quando si parla online, ho cercato la performance che abbiamo citato di Marina Abramovic, che si intitola Pietà ed è del 2002, così la facciamo vedere. Eccola lì, esatto, esattamente. Questa immagine qui, esatto. I colori. Piena sono citazione, quelli, ovviamente, dalla Pietà di Michelangelo, ecco. Postmoderno su postmoderno su postmoderno. Postmoderno, ecco. Però che postmoderno, cioè, ecco, parliamone. Parliamone. Abbiamo tolto un commento della nostra amica musifavolista che dice: sì, richiama fortemente quel quadro. Quello, ecco, stiamo parlando appunto di quello di Hayez, esatto. Stavamo proprio riferendo a quello lì, che è un quadro tra l'altro magnifico, perché è di una bellezza sconcertante, proprio anche per la qualità tecnica di Hayez, cioè questa gonna dove ci sono proprio i riflessi della luce, ti sembra veramente di toccare un taffetà di seta, ti sembra di toccare, ecco, un tessuto di questo genere, veramente incredibile, di una bellezza straordinaria. Ma i riferimenti alla pittura non finiscono qua, perché ovviamente, ecco, in queste criniere, come dire, brulicanti di trecce, di decori e di capelli rossi al vento, ecco, il grande riferimento ovviamente è ai preraffaelliti, cioè tutto un universo che rimanda comunque sia a quell'immaginario di bellezza, a quell'immaginario etereo, ma anche di una femminilità che deve ancora emergere, no? Quindi vediamo la protagonista che è una maestrina tranquilla, piccina, ancora quasi, no? Non formata. A me viene in mente quel discorso che facevamo sulla scultura, sull'immaginario della morte, che sono proprio questi, tra l'altro, gli anni, diciamo, nel quale è ambientato il film, in cui c'è questa trasformazione dell'universo femminile, del modo di vedere, ecco, la femmina e la giovane femmina soprattutto, in questa indeterminazione ancora, no? del suo essere donna compiuta. E quindi c'è anche proprio questo passaggio, questo momento di transito, che secondo me è molto interessante, viene colto dal film, è quello che rende un po' piccante, no, il tutto. Esatto, e per enfatizzare la natura poi sessuale della nostra amatissima Lucy, che è uno dei personaggi miei preferiti di tutto il film, guardate come è decorata la gonna. Che spettacolo, ecco, sì. Che sono, esatto, sembrerebbero tutti dei rami, invece sono delle serpi. Dei serpenti, esatto, dei serpenti. Per non farci mancare nulla, qua la versione è completa. Magnifico, esatto. Sì, poi appunto una simbologia particolare affidata anche al colore, no? Quindi si passa appunto dal momento dei toni chiari, della purezza, poi
al grande momento, ecco, con abiti in rosso, in porpora, voglio dire, in altri elementi, soprattutto queste azioni molto importanti che emergono con chiari riferimenti, ecco, a tutto un altro universo straordinario, e io appunto il mio. L'amatissimo. Sono dei riferimenti klimtiani, ecco, esattamente, a quel Klimt già geometrico, ecco, sì, quel Klimt sì, che già va verso un decoro che non è più descrittivo, ma inizia ad essere astratto. Esatto, eccolo. Sì. Arriviamo proprio alla compiuta astrazione del colore oro, che chiaramente sono chiari rimandi, ecco, al, come dire, a tutto quell'universo, ecco, dell'arte bizantina, chiaramente del fondo oro ha fatto grande uso, ecco, sempre comunque sia per dare l'idea di contestualizzare questi santi in un posto che non era il cielo azzurro, ma è un luogo del quale non si conosce il tempo esatto e non si conosce il luogo esatto, no? Quindi come è il luogo della fede, ecco, come dire, è il luogo del nostro Dracula è altrettanto un luogo senza tempo, ecco, e senza posto vero e proprio. E quindi di nuovo questo è secondo me un riferimento straordinario, una bellissima rielaborazione da parte della costumista, ecco, di questi riferimenti, veramente notevole, molto, molto brava nel costruire, ecco, queste opere, perché poi ogni costume sostanzialmente è stata una grande opera, con delle costanti, perché poi sono andata a vedere appunto altri film, diciamo, sì, nei quali appunto lei ha fatto da costumista, e oggettivamente questo gusto, ecco, per la decorazione emerge in altri film, e poi anche nel 2012 con Mirror Mirror, riferito appunto alla storia di Biancaneve, in realtà c'è appunto di nuovo questo connubio della grande gonna che appunto rimanda all'universo della principessa, ma con questo fiocco, con questa fascia in vita che invece rimanda più alla compostezza, ecco, al rigore del kimono, quindi veramente un'opera, come dire, straordinaria. E parliamo di questo Dracula, perché parliamo di questo Dracula che è straordinario. Gary Oldman qui ha fatto un tutti saremmo voluti nascere Gary Oldman soltanto per fare questa parte qua. C'è un po' di Gary Oldman in tutti noi. Io tra l'altro Gary Oldman lo invidio particolarmente, perché ha fatto una carriera, secondo me ha una delle carriere più belle in assoluto del cinema contemporaneo, perché ha fatto un sacco di cose che io non so, darei l'anima per farle anch'io, e questa è sicuramente una di queste, perché comunque a parte l'interpretazione che secondo me è stata molto riuscita per quello che è l'intento del film, e qua aprirei una parentesi, perché magari, ecco, una critica che può essere fatta al film e che ho sentito è quella che la recitazione di questo film spesso era molto stentata, in alcune parti molto teatrale, e viene vista negativamente questa cosa, quando invece secondo me può essere spiegata e si può inserire all'interno di questo film, perché questo film per Coppola non è soltanto la narrazione di Dracula, ma è quasi un lavoro metalinguistico sul cinema e sulla storia del cinema. Quindi secondo me, anche riprendendo questa recitazione molto enfatizzata, si vuole in qualche modo omaggiare, sempre suo filone postmoderno, il cinema degli origini. Quindi sì, sono d'accordo con te, è vero, questa è un'osservazione corretta, è un'osservazione giustissima, e concordo, è vero, assolutamente sì, è di nuovo un omaggio, come dire, ecco, è di nuovo un omaggio, che è di nuovo comunque una pratica tipica, ecco, del periodo, viviamo tra citazioni da pre- ricollocazioni, ecco, varie,
prelievi, ecco, e riutilizzo, riammodernamento di concetti o di elementi o di cose, ecco, che provengono dal passato. Una tra queste è la qualità della recitazione, il modo di recitare, assolutamente. Ma infatti, come dire, la critica delle volte rischia di essere miope se non si capisce veramente, ecco, in quale contesto, perché infatti noi lo zampettiamo sempre proprio con una parola del gergo comune. Ecco, perché noi, a parte gli scherzi, però parliamo tanto di contesto, ed è una delle cose, diciamo, sulle quali bisogna sempre battere, sempre insistere, perché senza contestualizzare le cose si rischia, uno, di perdere anche il bello di quelle che sono le caratteristiche di un'epoca. Due, si rischia di travisare completamente il messaggio. No, esatto. E poi alla fine, ecco, si travisa completamente il senso e il significato dell'opera. Ci si perdono anche tante belle cose, perché poi il discorso è anche questo, e quindi si rischia anche di dare poi di restituire un messaggio errato, un'interpretazione non corretta. Come dire, ecco, quindi bisogna cercare di non essere miopi su questo genere di cose. Ecco, io anch'io ho letto tante critiche che sono appunto state fatte al film, soprattutto per, come dire, la comparazione con il libro, no? Perché è vero che il titolo del film ha un chiaro rimando a quella storia di Stoker, ma poi Coppola si è costruito il suo universo, si è costruito il suo mood, quindi è anche giusto, come dire, che ci sia stata una presa di posizione da parte del regista, che ci ha messo delle sue componenti personali. E quindi questo universo, ecco, di, come dire, di citazione, in realtà apre un immaginario completamente incredibilmente nuovo, che diventa anche raffinato sotto certi aspetti. Quella nota di kitsch ci sta anche molto bene, ecco, in certi momenti. Per cui, come dire, io la trovo un'opera ricchissima, ecco, da un certo punto di vista. È un universo ricchissimo che si muove dietro a questo film, e quindi quello che bisogna fare è essere pronti a recepire questa ricchezza. Esatto. Perché noi oggi noi abbiamo detto postmodernità. All'interno del film di Coppola c'è non soltanto la storia della letteratura di Dracula, ma c'è l'arte, abbiamo visto, c'è tutta la ripresa del folklore, anche della storia, delle leggende che sono della Romania, del personaggio storico di Dracula, che per esempio Bram Stoker non ha mai citato, ma che invece Coppola inserisce per dare questa spiegazione al suo, certo, Dracula, e lo fa poi con tutta quella bellissima parte iniziale che è giocata esclusivamente con le ombre, è tutta fatta di ombre e silhouette, che da una parte rispondevano ad un aspetto puramente tecnico, di budget anche, non ci abbiamo, certo, soldi, sì, non vogliamo, esatto, fare la computer grafica, perché non è ai livelli di oggi che possiamo col computer riempire una vallata di persone che si ammazzano durante la guerra. Cosa facciamo? Giochiamo con l'ombra e riprendiamo i trucchi di intrattenimento che erano tipici del 1700, che noi abbiamo visto quando abbiamo parlato del nostro, certo, romantico e del nostro gotico, e quindi, certo, anche questo è interessante, perché si riprende un fare spettacolo antico, lo si riporta nel cinema in una veste nuova, perché lo stiamo fruendo in maniera diversa, certo, e però nello stesso tempo raccontiamo una storia che è quella del cinema, che parte dalle ombre. Le ombre nel mondo di Dracula di Coppola sono protagoniste assolute, per non parlare poi del sonoro, che anche qua c'è tutto un lavoro. E apre un altro capitolo, sì, certo, assolutamente. Io devo ammettere il mio feticismo. Ammettiamolo. Perché dobbiamo fare un parallelismo con un altro mio film del cuore, che è L'Esorcista, ormai lo devo ricordare. Ah, vabbè. Cioè, torniamo lì. No, ma tra l'altro, ecco, allora, tu fai la citazione giustissima con L'Esorcista,
Ma io ti tiro fuori un altro nostro grande amico, che te ormai ti esce dalle orecchie e non lo puoi più vedere né sentire, ma noi siamo costretti per professione a doverlo tirare fuori, che è il nostro amico Grom. Che non, se non è soltanto il nostro amico Punter, ma è anche il nostro amico Grom. Esatto, ecco, nel esatto. senso che Grom, lo diciamo appunto, ha riscritto, come dire, la storia del vampiro, facendo un lavoro certosino, ecco, di ricostruzione filologica della storia delle origini del vampiro, parlandone, quindi tirando fuori questo aspetto dell'umanità del vampiro, che è a dir poco straordinaria. E in questo effettivamente è molto vicino al discorso che ha voluto fare Coppola, cioè questa ricostruzione di cui parlavi tu, che giustamente dicevi all'inizio, c'è questa parte che poi appunto giustifica in un certo qual modo l'origine del mondo coppoliano sui vampiri, ecco, e sul Dracula. E Grom ci fa la ricostruzione comunque sia di tutto questo universo esistente sulla storia del vampiro pre-Stoker. Quindi, come poi arrivando a spiegare come Stoker poi ha dato, ecco, l'imprinting definitivo al cambio, diciamo, di rotta sulla rappresentazione del vampiro, ma invece tutto quello che succede prima, e lo fa utilizzando i documenti, e lo fa, voglio dire, parlandone dal punto di vista storico. Quindi è un testo indubbiamente complesso, ma io ci ritrovo molto, cioè tu cosa ne pensi? Perché io in realtà ci trovo molto, ecco, di quello che ha scritto Grom nell'introduzione che ha in un certo qual modo voluto dare Coppola. Esatto, perché Coppola si rifà poi a quella che era la tradizione slava e quella che è la tradizione rumena di del vampiro, va a riprendere tutta quella storia e quella simbologia che in Dracula di Bram Stoker non c'è. All'interno quindi delle credenze popolari, esatto, cioè del folklore, esatto, ecco, popolare e geografico, tra l'altro. Quindi cosa succede storicamente a livello geografico in un arco di tempo anche piuttosto considerevole. E diciamo anche di più, perché Coppola, inserendo questa sfera erotica, va a caricare, a eroticizzare, diciamo che erotizzare, come si può dire, i personaggi, che invece in Bram Stoker non ci sono. No, assolutamente, cioè, questa parte manca, sì, questo erotismo manca. Se no, la rilettura e critiche che sono state fatte dopo, rivedendo la figura del vampiro, però forse non era l'intento di Bram Stoker, o forse sì, però non è così palese come invece è palese nel film. Che, no, e che tra l'altro, è stata anche una delle cose più criticate di questo film, no? Il fatto che ci fosse, ecco, questo richiamo alla sessualità così accentuato. E invece a me è proprio uno di quegli aspetti che ad esempio mi interessa e che addirittura mi piacerebbe, ecco, anche poi approfondire. Io ora non so se nella pletora, ecco, delle persone che ci possono seguire su YouTube, ecco, c'è qualche magari esperto, qualche appassionato di questo film come lo siamo noi, e che magari vuole intervenire su questo aspetto. Però ecco, questo è stato uno dei punti sui quali ci sono varie discordanze, ecco. A me invece comunque io trovo che all'interno del film funzioni anche che ci siano questi momenti, ecco, eccentrici così, ovviamente tutta la parte legata alle spose di Dracula, ecco, che in qualche modo nel film viene accentuato e viene portato alla massima potenza. Però che belli che sono questi tre personaggi, cioè che sfaccettature, ecco. Forse ci abbiamo, no, qua purtroppo non c'ho la fotografia, ma abbiamo i vestiti, ecco. Straordinari, straordinari.
di una, comunque anche di un'eleganza, ecco, di una preziosità, ecco, da un certo punto di vista, di una regalità veramente straordinaria. Con, poi, vabbè, avevano tutti questi diademi e questi capelli, appunto, con le trecce che rimandano da un lato quasi a un mix, ecco, di nuovo anche qui, perché possiamo parlare di mix tra le grandi acconciature, ecco, rinascimentali, e invece poi, come dire, il selvaggio, ecco, capello rosso libero, esatto, ma anche di questa pseudo compostezza, di questo pseudo immaginario così raffinato, ma allo stesso tempo impetuoso, ecco, della bellezza preraffaellita. Io di nuovo, questo è un altro riferimento che mi fa sballare, se ci penso, perché è meraviglioso. Ecco, ci sono delle scene che poi sono di una bellezza, con questi tessuti rossi che viaggiano nel vento, che sono veramente, veramente di una bellezza straordinaria. Ecco, dei riferimenti appunto molto precisi, perché poi appunto l'abbiamo detto anche Klimt, proprio in particolare al bacio, no? Quindi anche cosa del bacio sul collo, che nasce un po' con la cultura romantica ottocentesca del vampiro che ti attacca al collo, come dire. Ecco, che questo è un dettaglio del quale poi avevi parlato anche tu quando abbiamo fatto uno dei nostri, una delle nostre lezioni, diciamo, precedenti. Beh, anche questo di nuovo è sintomatico, comunque sia, di un momento legato al romanticismo, quindi alla decadenza, alla grande sensualità. Insomma, rimarca, ecco, proprio un po' un mood di un periodo che viene Esatto, dall'altro. esatto, esatto. Il mio riferimento però all'esorcista, a parte la citazione che è Ecco, inserita all'esorcista, torniamo volutamente, all'esorcista. sia l'esorcista è uscito se nel 72, quindi siamo 72-82, siamo 20 anni prima, ok? Il film, quando Friedkin parla dell'esorcista, dice: tutto quello che voi vedete sullo schermo è quello che ha ripreso la videocamera, nel senso la macchina da presa, nel senso che non c'è stato nessun alteramento digitale per quanto riguarda l'intervento della computer grafica, perché non era utilizzabile all'epoca e perché sia Friedkin e sia Coppola hanno sempre sfruttato al massimo il mezzo cinematografico senza ricorrere a effetti speciali. Quindi un cinema molto, a me piace chiamarlo artigianale, nel senso Eh che sì, gli effetti speciali si costruiscono manualmente e si cerca di certo. ingannare l'obiettivo della macchina da presa. E la stessa cosa fa Coppola in questo film, non ci sono effetti digitali, è tutto giocato sulla sovrapposizione, sulla doppia esposizione, sull'utilizzo di modellini che vengono poi ripresi in un determinato modo e sembrano giganteschi. E a me questa è proprio questa magia del cinema che mi affascina molto, che è spesso legata a quel cinema degli anni 50, ancora una volta, per quello ti dico il musical, perché il musical li Ah, facevano sì, tutti è in vero. studio, con tutte queste scenografie finte pacchianissime, ma che erano Certo. meravigliose, cioè ti davano sicuramente l'illusione del finto, ma contribuivano a creare quella magia del cinema che forse noi oggi abbiamo perso con la CGI, il green screen che si fa tutto digitale e perde. E questa Certo. cosa è bella di Coppola, che in qualche modo rimanda Invece, ecco, a mantiene, film, ecco per questo. esempio, ritorniamo lì, Metropolis, che La anche Coppola è vabbè, stato uno di certo. quei grandi film che uno lo guarda oggi e dice: come cavolo hanno fatto a fare quella cosa, che non c'erano computer, non c'erano altri mezzi, però ecco, è proprio il cinema proprio manuale, artigianale, questa cosa qua a me affascina sempre da morire perché la trovo proprio l'elemento principe che
secondo me fa anche aumentare di valore il film, perché in qualche modo vedi che c'è dell'ingegno dietro per cercare, certo, di sopperire a delle mancanze tecniche in modi nuovi, e questa cosa io trovo geniale, è ipnotica. Assolutamente, è sì, è proprio un mio feticismo legato a questo film. No, no, assolutamente, assolutamente, hai perfettamente ragione, concordo assolutamente. Concordo assolutamente. Tra l'altro c'è anche il nostro amico Tom Waits. Tra i tanti personaggi abbiamo anche, ecco, il nostro amico Tom Waits. E di nuovo un altro bel personaggio lui, eh. E poi tra l'altro c'è un cast di eccezionale. Sì, Anthony Hopkins, un giovanissimo Keanu Reeves. Una giovanissima Winona Ryder. Sì, mamma mia, di una bellezza, tra l'altro, perché proprio aveva, ecco, incarnava, proprio è stata perfetta. Ecco, la scelta di Winona Ryder è stata proprio perfetta per questo film. Aveva proprio anche la fisicità per incarnare questo momento di passaggio, ecco, della donna, della figura femminile. Ecco, a me piace proprio parlare di passaggio, ecco, perché è questo che secondo me rende erotico il fatto che ci sia stata questa evoluzione, questo cambiamento in corso, questa liberazione anche, no? da un certo punto di vista del personaggio, che si libera anche del corsetto, si libera anche di queste costrizioni di costume, no? Per poi abbandonarsi invece ad una veste assolutamente leggera, libera di muoversi, più evidente, ecco, mettendo comunque sia in evidenza tutta una femminilità che in quella compostezza rigida iniziale, ecco, si intravedeva, ma come dire, rimaneva, ecco, il costume corazza, no? Quindi la corazza che non permetteva, ecco, la costrizione anche sociale, se vogliamo dire. Esatto. E effettivamente era poi una costrizione sociale, ecco, a tutti gli effetti. Nell'Ottocento, quindi viene riportata nel film, e appunto anche proprio questo passaggio di costume mette in evidenza il cambiamento fatto in corso d'opera dal personaggio. Quindi c'è sempre anche questa relazione molto psicologica del colore, ecco, laddove, esatto, ci sono i momenti di massima tensione, c'è questo colore che proprio esplode sullo schermo, e di nuovo questa è una caratteristica che a me piace moltissimo, perché appunto laddove ci sono delle cose che accentuano in qualche modo il passaggio psicologico da uno stato all'altro, diventa molto interessante anche visivamente, proprio esteticamente è una cosa molto interessante da vedere, quindi so che tu apprezzi. Sì, sì, è una gioia per gli occhi questo film, perché dalle inquadrature agli abiti, alle scenografie, alle luci, è davvero una cosa troppo piacevole, perché non poteva non affascinarci e non ipnotizzarci, cioè per quello poi siamo qua a parlare. Certo. E ovviamente per poi non parlare, ecco, delle... come dire, anche del cambio delle acconciature, no? Perché anche poi questo si vede come passaggio, se pensiamo soltanto a come cambia il personaggio di Dracula, cioè dal vedere lui tipico dandy, no? Ottocentesco, così bello, affascinante, maledetto, col cappello lungo, passiamo poi, ecco, a vedere appunto un altro impeccabile, come dire, personaggio con la sua veste da camera, ma che poi ha questo intreccio, ecco, nell'acconciatura, che diventa straordinario, ecco, che di nuovo è una forma che sembrano due corna quasi, appunto, maledette, che in realtà sono molto ornamentali anche lì, che rimandano a delle volute assolutamente, che vanno in astrazione, quindi bellissimo di nuovo anche questo,
questo tocco, ecco, di studio dato all'acconciatura di Dracula, che guarda, ci sarebbe da fare uno studio solo su quella. Anche ricrearsela, usarla e andare in giro con questa bellissima cofana, perché io non so cosa chili bello. Di lacca, chili di lacca, perché è una cosa troppo bella, cioè io sono troppo affascinato da questa figura. Poi tra l'altro interessante anche in questo film il fatto che Dracula abbia delle metamorfosi continue, perché cambia tantissimo, prendendo anche delle sembianze animalesche non soltanto enfatizzate dagli abiti, ma proprio diventa pipistrello, diventa lupo, diventa questo anziano che non si capisce, tutto deturpato. Esatto. Però è interessante, perché anche in questo caso si riprende la tradizione del vampiro che cambia forma, che ha questo anche atteggiamento animalesco nei confronti della vita, che forse certo, istintuale, sì. Esatto, che più era presente nel classico letterario e che Coppola trasforma appunto con questi elementi visivi, e cioè è un film troppo bello. Cioè, quindi in questo caso, quindi c'è comunque sia un'attinenza, ecco, a quello che poteva essere il senso del libro, no? Il senso del volume, cioè quindi questa componente istintuale appunto del Dracula che riemerge e al quale poi, come dire, Coppola restituisce un'immagine. Quindi in un certo senso, esatto, dà un'immagine a questa trasformazione del Dracula, e lo fa attraverso la metamorfosi, che comunque, se andiamo a vedere, è un'altra cosa che poi diventerà molto come dire, presente anche in tutta la cultura degli anni 90, perché se pensiamo poi a cos'è stato Matthew Barney, quindi a tutte le sue metamorfosi, trasformazioni appunto tra corporeità umana e animale, cioè c'è comunque poi un filo conduttore che lega un contesto che si stava muovendo, ecco, in quegli anni. Ecco, per cui secondo me è un'operazione visiva anche proprio importante invece quella del film. Ecco, io onestamente tutte queste critiche le vedo sempre un po' molto fini a se stesse, e poi molto poco capaci di contestualizzare quella che veramente era la complessità di un'epoca, che secondo me invece questo film rappresenta molto bene in modo significativo. Poi, per carità, certamente gli grandi esperti di cinema ci verranno a dire che ci sono film più significativi, che ci sono esempi più come dire, calzanti, ecco, per quell'epoca, siamo d'accordo, ma noi siamo parlare di questo perché ci piace questo, e al di là di ciò riteniamo anche che sia, come dire, significativo per questi aspetti, perché poi insomma è un film anche che ha vinto degli Oscar, non è che proprio si sta a parlare di noccioline. Quindi onestamente io le critiche che posso aver letto al film le trovo piuttosto, come dire, di basso sì. spessore, ecco, mettiamola così, questo lo possiamo dire. Non sono effettivamente delle critiche, come dire, che possano essere interpretate diversamente da così. Questo in realtà è un film che mette insieme tante cose, tanti aspetti significativi di questo delle manifestazioni, ecco, del postmoderno nel cinema, e ne abbiamo tirate fuori parecchie, dall'omaggio appunto alla storia del cinema al richiamo all'arte, voglio dire, con dei riferimenti peraltro molto, molto precisi. Peraltro forse è la prima volta che la nostra, come dire, art director si approcciava come costumista al cinema. Mi sembra che forse questo è stato il primo film nel quale ha fatto la costumista. Non vorrei dire, ci correggano da casa se
Ma mi pareva che forse questa era stata la sua prima esperienza. Sì, aveva lavorato prima molto nel teatro, quindi stiamo parlando di teatro kabuki giapponese. Esatto, il teatro kabuki, esatto. Vedi, infatti. Ecco. Esattamente. Dracula forse è il primo suo film. Come esatto, poi ne ha fatti altri dove infatti ad esempio The Cell mi sembra The che Cell sia con ecco, è di nuovo molto bello e c'è di nuovo appunto questa presenza del richiamo e del contrasto bianco-rosso, ecco, su Jennifer Lopez tra l'altro, perché c'era lei. Ma infatti su The Cell tra l'altro c'è la ripresa della tutina iniziale di Dracula, perché questa è di The Cell e quindi esatto, è uguale alla tuta che ha Dracula inizio film, quindi c'è una citazione della stessa lei che si cita in un altro però in un vedi altro ecco film. Questo come dire, queste superfici che sono delle superfici assolutamente scultore, ecco, sì, e che riprendono appunto le corazze, i gusci, ecco, di alcuni animali, quindi c'è comunque questa costante legata alla natura da parte appunto degli studi della costumista. E infatti quel richiamo a The Cell, ecco qua di nuovo, bellissimo, bellissimo. Sì, The Cell esteticamente è un film meraviglioso, eh? Cioè, c'è appunto questo cattivo, quindi questo killer che però appunto ha questi abiti assolutamente molto elaborati, addirittura appunto con perle, quindi impreziositi, che sembrano appunto proprio rimandare addirittura a quasi degli abiti elisabettiani. Sì. Quindi c'è ecco questa costante anche decorativa che in un certo qual modo appunto richiama delle forme pur trasformandole e rendendole assolutamente più attuali, ecco, con altri tipi di influenze. Io lo trovo veramente un lavoro dal punto di vista proprio del design formale, ecco, dell'abito, un lavoro di incredibile bellezza. Poi la storia sostanzialmente, al di là del fatto che è molto conosciuta, la sappiamo, ecco, perché è effettivamente ricalca poi quella del libro di Stoker, ecco, per cui insomma ci sono poi varie ed eventuali, però anche Anthony Hopkins nei panni di Van Helsing non è male, eh? È divertente vedere il grande Anthony. È il personaggio. E poi è molto bella la figura di Van Helsing, perché Coppola riesce proprio a mettere in evidenza un aspetto che a me è piaciuto moltissimo, cioè il fatto che questo Van Helsing vada a caccia di Dracula, che quindi ci sia la voglia di affrontarlo, ci sia la voglia in qualche modo, come dire, l'intento, ecco, di annientarlo, ma allo stesso tempo è un Van Helsing che però resta ammirato, cioè è affascinato poi alla fine da questa figura, per cui c'è questo amore e odio, ecco, nella figura di Van Helsing, che di nuovo a me piace molto come è stato pensato, ecco, anche a livello di dialoghi, di sceneggiatura, cioè è bella questa figura, perché poi alla fine comunque riconosce in un certo senso la grandezza un po' di questo personaggio, ecco, ha un'attrazione per questo Dracula, no? Eppure c'è sempre però la voglia di affrontarlo, quindi è di nuovo costruito molto, molto bene questo aspetto, ecco, di Van Helsing. È un aspetto molto umano, di nuovo, che in realtà, pur nell'artificiosità, ecco, di tutta la mise en scène, però ci sono degli aspetti di umanità che vengono fuori e che è molto interessante, ecco, secondo me anche dal punto di vista della sessualità, come dire, questo film potrebbe aprire anche a delle riflessioni, sì, enormi. Ma comunque c'è la presenza di quel mostro di cui parlavamo con Punter, cioè la bestialità poi dell'istinto proprio umano che esce. Questa è punteriano per eccellenza, come dire, Punter
come dire, è il nostro che ritorna. Che ritorna puntualmente, perché in effetti io ci trovo tanto di quello che dice Punter, anche collegabile al film. Quindi, come dire, stiamo parlando di una cosa che, come vedete, ci prende molto. Esatto, e rientra perfettamente in quello che è il cammino che noi abbiamo fatto fin qua. Esatto. All'interno di Gotico Digitale. Esatto, e rappresenta proprio un po' la summa, ecco, di tutta una serie di cose, perché anche questa costante, questo elemento comunque sia della morte, della sessualità legata alla morte, all'autodistruzione, no? Al consumarsi del tempo, e questo collegamento assolutamente della figura femminile che cambia e che è inutile, però è pienamente calato nella sensibilità, ecco, dell'epoca, con questa evoluzione anche più prettamente simbolista della figura femminile in riferimento alla morte, e questa indeterminatezza, diciamo, delle fattezze femminili che stuzzica da un certo punto di vista l'erotismo, ecco, secondo me di nuovo questo è un nodo centrale, che quello che si muove nella scultura da un certo punto di vista viene recuperato poi anche nel film, no? Quindi c'è comunque sia, secondo me, tutto un universo legato alla scultura funebre che inevitabilmente si ritrova all'interno del film. Quindi, se vogliamo, riferimenti ne troviamo a non finire, assolutamente, anche riferimenti molto, molto colti, ecco, che rientrano all'interno di questo immaginario. Per cui abbiamo fatto bene a parlarne, perché io spero, nel senso, noi speriamo, perché è un augurio che penso che condividiamo entrambi, che ci sia la voglia, la possibilità dal pubblico di YouTube di intervenire con quello che pensate, ecco, sul film, con i vostri commenti, perché insomma noi siamo molto interessati, ovviamente se possiamo conoscere qualcosa che non sappiamo siamo ben contenti, ma anche aperti, ecco, a altre possibilità di comparazione, ecco. Se io so che ci sono poi state anche delle tesi di laurea che hanno approfondito magari appunto il discorso relativo ai costumi o altro, ma sono tutte blindate, quindi non possiamo consultarle, cioè se non su richiesta, però sarei curiosa, ecco, di leggere queste ricerche, perché oggettivamente è stato scritto poco, ma magari quello che è stato scritto è di qualità, e quindi esatto. Dire, ecco. Il bello del digitale sarebbe appunto quello di avere la possibilità di confrontarsi, ecco, con tante cose, invece poi ti rendi conto che adesso anche sul digitale però stanno facendo così di restrizioni, per cui diventa difficile. Però quello che possiamo fare è, come dire, contattare gli autori e magari appunto chiedere di visionare il lavoro, perché sarebbe interessante vedere, ecco, dal punto di vista della ricerca, se è emerso qualcosa in più. E magari, non lo so, se c'è qualcuno anche che vuole venire a parlare una volta del suo lavoro di ricerca, su questo noi siamo solo che ben contenti. Che disponibili. Sì, certo, assolutamente. E, allora, io diciamo che vorrei adesso dare gli unici riferimenti bibliografici che possono essere utili. Sì, sì, esatto, diamoli, quelli che abbiamo glieli diamo. Esatto. Cioè, allora, sicuramente per quanto riguarda il lavoro della costumista Eiko Ishioka c'è questo catalogo, è stato pubblicato questo catalogo dalla Mao Mao Publication. E questa è la copertina. Bellissimo. È un bel catalogone, è un bel catalogone. Ed è tutta la storia di Eiko Ishioka, quindi tutto il suo lavoro artistico, dalle pubblicità al teatro ai video per Bjork, perché poi c'è data da fare. Esatto, tanto perché appunto, okay, parlando di cultura poi degli anni 90, esatto. Grandi personaggi. Ovviamente una pubblicazione in inglese, ecco. Perché figurarsi. Manca Non è stata tradotta. In italiano, però,
Io questo libro l'ho scovato proprio per caso quando scartabellavo tipo libracci VS Amazon a rotazione. È stato pubblicato da un mondo a parte edizioni. Questo libro che si intitola Bram Stoker's Dracula, il conte vampiro secondo Francis Ford Coppola di Stefano Leonforte. Stefano Leonforte io l'avevo anche contattato tantissimi anni fa per chiedere due cose appunto sul libro ed era, si era dimostrato anche abbastanza disponibile, quindi magari se lo ritrovo lo si può invitare. È un libro carino, parla del film a livello tecnico e storico, raccontando più che altro quello che è stato anche il making of di questo film con tutti gli scazzi, diciamo così, che ci furono tra regista e casa di produzione, come era abbastanza prevedibile in quel periodo. È un libricino tranquillo da leggere che vi consigliamo. Se layout, poi vabbè, ci sarebbe qua da aprire ovviamente la bibliografia per Grom, che è inevitabile. Vabbè, certo. Perché è bambini di Grom. Vediamo, sì, perché è stato recentemente pubblicato per il Saggiatore. Adesso io mi apro un secondo indietro. Esatto, così vediamo tutto il riferimento assolutamente corretto. Che può essere interessante, okay. Ecco. Sì, esatto, Vampiri di Nick Grom, esattamente, Vampiri di Nick Grom del Saggiatore, esatto. Ed è pure ripubblicato nel 2019, quindi lo potete trovare assolutamente in una versione più che aggiornatissima, ed è un saggio molto bello. Noi lo stiamo utilizzando appunto per la scrittura di un articolo, quindi per una pubblicazione nella quale siamo stati coinvolti, ed è un libro veramente molto interessante per chi appunto vuole andare un po' a capire, a fare una ricognizione come dire, più precisa, ecco, a livello storico della figura del vampiro, ecco, anche di come nasce il termine, per dire da dove deriva il termine vampiro, ecco, e come si sviluppa poi nel corso della storia anche nelle varie zone geografiche, ecco, quindi sicuramente questo è un libro che può essere molto, molto suggestivo, voglio dire, molto interessante. Poi vabbè, ovviamente alla lettura dei grandi classici, nel senso che la lettura integrale del Dracula di Stoker è auspicabile, ma così come un po' la letteratura che si può riuscire a trovare, ecco, del periodo. Quindi esatto, abbiamo già fatto una puntata appunto con la nostra musifavolista sul Castello di Otranto di Horace Walpole, poi abbiamo comunque sia il nostro amico Polidori, quindi sono diversi libri che possono essere consultati. Io quello che posso dirvi è che è un libro comunque sia molto agile, nel senso di facile lettura, che per chi si approccia, ecco, a queste tematiche per la prima volta può essere, come dire, un valido riferimento. È di Fabio Camilletti comunque sia è un noto esperto di letteratura, anche appunto più di letteratura gotica, come dire, è un letterato, per cui assolutamente il libro è scritto con precisione, anche uno stile di scrittura, come dire, assolutamente agevole, e non per niente stavo appunto guardando che addirittura è anche professore associato appunto di letteratura italiana all'Università di Warwick in Inghilterra, specialista di letteratura gotica e romantica, vedi, quindi ho detto l'informazione più che corretta, letteratura guida alla letteratura gotica. Ecco, questo certamente è un riferimento per chi ha voglia, ecco, di avere una panoramica globale di quelle che sono le tematiche relative alla letteratura gotica, giusto per un primo approccio. Poi ovviamente approfondire con testi più specifici, anche se, ecco, non è proprio così semplice, come dire, trovare, è più facile forse su Google Scholar, ecco, trovando saggi, ecco, proprio, come dire, di ricerca, che allora lì diventa anche più interessante, come dire, andare a vedere, ecco, saggi proprio più scientificamente, ecco, specifici. Però questo, come dire, è stato un po' il nostro viaggio che abbiamo fatto
Scusate, il viaggio che abbiamo fatto su questa pellicola. Ovviamente poi, nel senso, potremmo dire anche altre cose, perché poi ci sono tanti elementi e anche tanti percorsi che si possono intraprendere. Noi questa sera abbiamo fatto, ecco, una prima ricognizione anche per sperimentare un po' questa diretta YouTube, ma insomma mi sembra che sia un sistema ottimo e molto interessante, quindi, come dire, noi avremmo concluso. Se non abbiamo, ecco, domande o interventi significativi da parte del pubblico, aspettiamo che poi arrivino anche magari successivamente. Esatto. Che arrivino magari anche successivamente. E nel frattempo niente, caro, se noi, caro My Lord, vogliamo dare un po' i nostri riferimenti. Noi diamo i nostri riferimenti come solito, quindi iniziamo con la mail. Ci potete trovare, ci potete contattare direttamente scrivendoci all'indirizzo mail goticodigitale@gmail.com. Saremmo molto lieti di rispondere a qualsiasi domanda e anche interessati ad eventuali collaborazioni, anche e soprattutto per chi vuole magari lanciarsi nell'esperienza di presentare magari un suo lavoro, una sua ricerca sui nostri canali. Noi siamo assolutamente disponibili a concordare un incontro e poi dopo ospitarvi nella nostra loggia gotica per fare, esatto, una bella chiacchierata su questi vari temi di ricerca. Assolutamente. Poi, ovviamente, yes, ci potete trovare sul nostro sito web www.goticodigitale.com e sui vari Instagram, Facebook, Pinterest e compagnia bella, c'è sempre cercando Gotico Digitale. Ecco, questi sono i nostri riferimenti. Esatto. Quindi, bene, dopo le informazioni di servizio, noi appunto ci trovate anche, come dire, tutte le dirette, ecco, che noi abbiamo fatto su Facebook, che ovviamente My Lord sta editando e caricando sul canale YouTube, per cui potrete trovarli direttamente sul canale, su questa piattaforma, oppure potete rivedere le nostre dirette, ecco, sulla nostra pagina Facebook, perché lì le dirette restano, ecco, subito dopo la registrazione rimangono, per cui nel frattempo, ecco, che attendete di ritrovare la puntata sul canale YouTube, potete vederla anche tramite Facebook. Quindi, esatto, detto questo, caro My Lord, noi non facciamo altro che darci l'appuntamento alla prossima esatto, occasione, esatto, parleremo, ecco, riprenderemo magari degli argomenti che noi abbiamo già lanciato con le nostre rubriche, per cui sicuramente riprenderemo la nostra rubrica mensile, il nostro appuntamento mensile con la rubrica musicale, con la nostra rubrica dedicata all'iconografia, quindi insomma riprenderemo, ecco, il giro delle nostre lezioni, perché appunto noi adesso siamo anche molto, come dire, impegnati su tutta una serie di altri fronti che ci riguardano come Gotico Digitale, e quindi appunto tra pubblicazioni e convegni, come dire, è per questo che abbiamo fatto questo ritorno sulle scene questa sera dopo qualche tempo, ecco, che eravamo assenti perché ci mancava il brivido della diretta e quindi ci mancava, ecco, il fatto di avere comunque sia il nostro spazio digitale, il nostro spazio online, ma semplicemente, ecco, il motivo è questo, perché stiamo nel frattempo lavorando su altri fronti che riguardano sempre Gotico Digitale. Che poi porteremo su questi schermi, ovviamente. Poi porteremo su questi schermi, esatto, nel momento in cui abbiamo fatto il convegno, siamo tranquilli, a quel punto porteremo gli argomenti sulla piattaforma, ecco, e nel momento in cui usciranno i nostri iscritti ne parleremo, quindi adesso siamo in work in progress. Esatto, la loggia gotica in fermento. La loggia gotica in fermento, per cui sì, siamo sempre,
come dire, in costante movimento. Per cui, niente, noi dal Dracula di Bram Stoker vi salutiamo, dal Dracula di Coppola vi salutiamo, dalla Loggia Gotica vi salutiamo, quindi caro My Lord, grazie come al solito per il pronto lavoro di regia che hai fatto anche questa sera. E è stata una bella chiacchierata, perché esatto, alla fine, scherzando, siamo a un'ora e mezza di puntata, esatto, non ce ne siamo neanche accorti, esatto, quindi una bella ora e mezza di chiacchiere. E niente, speriamo che appunto da questa puntata ci sia lo stimolo per andare avanti nella discussione, nel dibattito. E quindi dal freddo gelido degli 0 gradi di Tunisia, io vi saluto. Quindi anch'io intanto ringrazio Madame per la splendida chiacchierata e per lo splendido confronto su uno dei nostri film preferiti. Ringraziamo ovviamente il nostro pubblico che ci ha seguito, sì, e ovviamente aspettiamo i vostri commenti, perché siamo molto curiosi di sapere tutto su questo film visto dai vostri occhi. Quindi, certo, dalla Loggia Gotica è tutto. Vi auguriamo buona serata. Buona serata, buonanotte a tutti. E grazie. E buonanotte. E allora, alla prossima. Alla prossima. Ciao a tutti. Buonanotte. Ciao a tutti.